Ciao a tutti! Oggi prepareremo le zeppole al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono, per le zeppole, farina di tipo 00, acqua, burro, caffè ristretto, caffè solubile, uova, sale, vanillina e zucchero. Per la crema al mascarpone al caffè, panna fresca, mascarpone, zucchero, caffè ristretto freddo e caffè solubile. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il caffè, il sale, lo zucchero, la vanillina e il burro. Azioniamo il bimby per 10 minuti, 100 gradi, velocità 2. Aggiungere il caffè solubile, la farina, azionare il bimby per 1 minuto a velocità 3. A questo punto aspettare per 10 secondi prima del passaggio successivo. Trascorso il tempo, azionare il bimby per 30 secondi a velocità 3. Lasciamo raffreddare nel boccale il composto per 30 minuti. Trascorso il tempo, chiudere con il coperchio senza il misurino e azionare il bimby a velocità 4 senza impostare il tempo e aggiungere dal foro del coperchio uno per volta le uova, attendendo per l'uovo successivo che l'impasto abbia incorporato l'uovo. A questo punto fermare il bimby azionarlo per 30 secondi a velocità 4. Il composto è pronto, trasferirlo in una sacca a poche con beccuccia a stella del diametro di 1 cm. Su un foglio di carta da forno abbiamo disegnato dei cerchi dal diametro di 7 cm per aiutarci a formare le zeppole. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 25 minuti. Al termine spegnere il forno
lasciare raffreddare con lo sportello socchiuso per almeno 10 minuti. Nel frattempo prepariamo la crema di mascarpone al caffè. Mettere nel boccale il caffè solubile e lo zucchero. E azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 10. Mettere da parte. Senza lavare il boccale, posizionare la farfalla sulle lame, mettere 40 g dello zucchero a velo che avevamo precedentemente messo da parte, aggiungere la panna. E facciamo montare senza misurino e senza tempo a velocità 3,5. Fermiamo il bimby. La panna è ben montata, mettiamola da parte in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale abbiamo tolto la farfalla, aggiungiamo lo zucchero a velo che è rimasto, il caffè ristretto che deve essere molto freddo, e il mascarpone. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 3. Trasferire nella ciotola con la panna. Amalgamare delicatamente. Trasferire in frigo per almeno 30 minuti e lasciamola rassodare prima dell'uso. Le zeppole sono cotte, le abbiamo fatte raffreddare all'interno del forno per 10 minuti, lasciamole raffreddare completamente prima di farcirle. Abbiamo tagliato le zeppole a metà per poterle farcire. Abbiamo riempito la sac à poche con la crema. Posizioniamo sopra. E adesso andremo a riempire centro. Mettiamo qualche scaglietta di cioccolato fondente. E completiamo con un chicchetto di caffè. Zeppole al caffè, grazie e alla prossima ricetta!